Si è svolto al municipio di Caltagirone, nell'ufficio del sindaco, il tradizionale incontro fra il primo cittadino e gli operatori del mondo dell'informazione. L'occasione è servita anche per tracciare un primo bilancio sull'attività amministrativa svolta da maggio 2012 al dicembre 2012, il periodo in cui ha operato la nuova giunta di Caltagirone, retta dal sindaco Nicola Bonanno. Sì, da quando ci siamo insediati noi sapevamo di trovare una situazione difficile, chiaramente eravamo preparati a questo. Abbiamo iniziato sapendo che dovevamo lavorare sodo, lavorare in maniera importante per la nostra città, e questo abbiamo fatto. Tutta la giunta, ci siamo impegnati tantissimo, abbiamo tirato fuori quelle che sono state le nostre principali criticità. Abbiamo avuto sicuramente delle difficoltà con l'acquedotto, delle difficoltà con la nettezza urbana, abbiamo tentato di superarle. Certo, siamo in una fase anche transitoria da questo punto di vista. Le società d'ambito sappiamo che sono tutte in liquidazione, oggi scadrebbe l'ultimo giorno, ma c'è una proroga creata dall'assessorato regionale, dalla regione, per altri 9 mesi, per cui dobbiamo combattere anche con questo genere di interventi che provengono dall'alto, dagli enti superiori. Quali sono i momenti più belli da ricordare sin dall'insediamento a oggi e quali i peggiori? L'insediamento è stato una, per i numeri che hanno espresso il consenso nella mia persona e nei confronti della nostra giunta, sono stati il momento più importante e più bello di questo nostro momento dall'inizio del nostro insediamento. Poi certo, le grosse difficoltà di ogni genere che ci sono capitate addosso, diciamo, hanno fatto sì che fossimo impegnati a lavorare costantemente, non dico 24 ore al giorno, ma quasi, per risolvere i problemi di questa nostra città. Certo, sono momenti di soddisfazione anche quelli in cui abbiamo dato soluzione ai problemi dei precari. Vedo e leggo sui giornali che in tante altre situazioni, in tante altre realtà locali, i precari hanno ancora il contratto che scade al 31 di quest'anno e hanno veramente grosse difficoltà. Noi fortunatamente abbiamo superato questo momento, siamo riusciti a risolverlo e prolungare questo loro contratto, sempre che la Regione finanzi per la sua parte. Stiamo procedendo avanti con progettualità sul territorio perché possono nuovamente essere portati avanti progetti di sviluppo, progetti sull'edilizia, progetti sull'efficientamento energetico degli edifici pubblici, e questo darà un po' di respiro alla nostra economia. Qual è il messaggio di augurio che vuole rivolgere alla città per il 2013? Allora, per il 2013 voglio dire in particolare questo: non saranno momenti facili non solo per Caltagirone ma per tutta un'economia nazionale, ma soprattutto meridionale. Non saranno momenti facili, ma sono convinto e sono sicuro che se tutti insieme collaboreremo in maniera sana, pulita e onesta, potremo sicuramente ripartire, per cui sono convinto che i primi programmi, che la prima parte di programma che metteremo in atto della prima metà dell'anno 2013 aiuterà sicuramente le nostre forze produttive locali a risorgere e a dare un po' di respiro, un po' di ossigeno a questa nostra economia, e con l'aiuto di tutti potremo sicuramente migliorare e portare avanti una progettualità che vale per tutto il territorio, vale per tutti i cittadini. Non si è portata la giusta attenzione su quali potevano